importantissime perché è un momento che richiede l'attivazione di tutte le forze che vogliono contrastare quanto noi stiamo assistendo, che non guarda, diciamo, una politica che non guarda più i diritti delle persone, che stravolge la Costituzione, che non interviene nella difesa dei diritti essenziali. E quindi in questo senso è uno strumento, diventa uno strumento fondamentale, potente per mettere a punto non soltanto buone pratiche, mettere a disposizione quelle che sono delle vicende dei comuni, quanto soprattutto per tornare ad incidere e portare più avanti una vita anche amministrativa che qui, per esempio, nel comune di Napoli ha fatto sì che tutte le delibere fossero sempre orientate a uno spirito della nostra Costituzione. In particolar modo nel campo dei beni comuni noi stiamo lavorando moltissimo, di recente siamo ancora andati avanti con i regolamenti di usi civici e riconosciamo alle collettività quelli che sono dei beni e delle esperienze essenziali anche per l'autodeterminazione, la costruzione di nuove economie circolari, la costruzione di un nuovo modo anche di stare insieme, finalizzato ovviamente a delle attività sociali per noi molto molto importanti. E ancora nella partecipazione delle scelte e quindi la valutazione di pesi e misure che concorrono alla definizione delle scelte per la trasformazione di grandi aree del territorio, cito tra tutte il caso delle Vele di Scampia, così come l'intera area di Bagnoli, così come le aree ex Nato, insomma le aree abbandonate, dismesse, che hanno bisogno anche di un supporto di decisioni, di scelte condivise con le collettività.